che quelli di Google siano all'avanguardia con le innovazioni che introducono anche nel mondo degli smartphone è un dato di fatto, ma con la nuova applicazione che è stata introdotta dal colosso di Mountain View si fa veramente un passo in avanti. Si tratta di un'applicazione attualmente disponibile solo in versione beta e per pochi utenti, noi l'abbiamo in anteprima e ve la facciamo vedere. Ma cosa fa questa nuova applicazione? Consentirà di utilizzare il dispositivo senza toccarlo e non come con OK Google, che è in effetti un comando integrato ormai in tutti i dispositivi, ma grazie a un nuovo sistema di gestione vocale che va gestito in base a sezioni e che va del tutto controllato con la voce. Non bisognerà mai toccare il dispositivo. Purtroppo non posso ancora fornirvi il link per il download dell'app perché in effetti, come vi anticipavo, non è ancora in fase finale, quindi non è ancora disponibile per tutti gli utenti. L'interfaccia grafica ad esempio è ancora in inglese, ma capisce i comandi in italiano. In questo video vi farò vedere semplicemente come funziona e in cosa consisterà il nuovo metodo di controllo vocale di Google con un'applicazione che in effetti introduce veramente qualcosa di nuovo. Io sono Dario Calino e vi do il benvenuto a un nuovo video di Tech Fanpage. L'applicazione nello specifico si chiama Voice Access e una volta installata è disponibile qui nel menu delle notifiche. In cosa consiste sostanzialmente? Una volta attivata la funzionalità, tutto il display verrà numerato e scegliendo un numero verrà avviata l'applicazione che corrisponde a quel numero. Vedete che adesso in tempo reale viene detto, viene scritto quello che io sto dicendo, ma ovviamente se io smetto di parlare il sistema si resetterà. Per utilizzare il sistema a questo punto non bisognerà che dire il numero dell'applicazione o della funzione che si vuole utilizzare. Ogni funzione viene quindi numerata e vi farò vedere come funziona. 9. Undici. Undici. È inoltre possibile utilizzare questa funzionalità anche per scrivere un post, ovviamente per farlo è necessario semplicemente digitare con la propria voce. 12. 12. Scrivi prova di scrittura. 2. E a questo punto noterete che mi ha scritto anche 2, perché ovviamente il sistema non è proprio perfetto, è ancora in fase beta. Comunque utilizzando la voce sarà possibile anche scrivere, quindi dettare un testo, senza dover quindi interagire con il display e poter utilizzare tutto il sistema a mani libere. Anche nel caso in cui si dovesse ricevere una telefonata sarà possibile utilizzare la voce, ovviamente dicendo il numero che corrisponde al tasto verde si risponderà e dicendo il numero che corrisponde al tasto rosso si disattiverà la telefonata. Non si sa ancora la data di rilascio di questa funzionalità, in effetti è un'applicazione molto in fase beta, non è per niente perfetta ed è piena di bug, ma era comunque molto interessante farvi vedere in anteprima come sarebbe funzionato il nuovo sistema di controllo vocale che presto sarà integrato da Google. Avrete notato che con questo metodo in effetti non è veramente necessario toccare il dispositivo mai. Attivata la funzionalità bisognerà semplicemente utilizzare la voce, ovviamente guardando i comandi disponibili a schermo, per controllarlo e utilizzarlo al 100%. Io sono Dario Calindo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.